bentornata. E noi proseguiamo ancora su questo tema e sui temi politici in realtà in generale, perché oggi è giornata importantissima per quanto riguarda la tenuta dell'esecutivo, con un voto atteso in Senato, a voto sul decreto sicurezza bis, che tanto fa tribolare gli alleati di governo. Allora andiamo in diretta, Laura Cannavò in compagnia di un ospite. Sì, appunto, come dicevi, tra circa mezz'ora, poco meno, comincerà qui in Senato l'esame del decreto sicurezza bis, le pregiudiziali di costituzionalità. Probabilmente per superare il muro degli emendamenti il governo porrà la questione di fiducia, ci sarà una capigruppo e probabilmente entro questa sera forse ci sarà il voto. Problemi naturalmente all'interno della maggioranza con i dissidenti dei 5 Stelle che potrebbero far vacillare la maggioranza, ma sappiamo che se c'è il voto di fiducia vince chi prenderà un voto in più dei presenti. La strategia ovviamente delle opposizioni è diversa tra i diversi gruppi, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Allora qui siamo con la senatrice Isabella Rauti che ci spiega la posizione di Fratelli d'Italia, che sappiamo essere positiva, quindi d'accordo sui contenuti del decreto sicurezza, tutte le norme che prevede, ma non è d'accordo a votare la fiducia a questo governo, a questa alleanza, e quindi volete aprire, come dire, una contraddizione all'interno della maggioranza giallo-verde. Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie per questo collegamento. Fratelli d'Italia non ha mai votato la fiducia in aula per questo governo dall'inizio del percorso della nascita di questo governo, perché non è un governo eletto dai cittadini, è frutto di un accordo di governo appunto tra forze che noi riteniamo innaturali e in contraddizione. Purtroppo le contraddizioni sono esplose tutte, a maggior ragione in questo caso sul decreto sicurezza. Mi faccia notare che noi ci apprestiamo a votare un decreto sicurezza bis, dopo averne fatto un primo che evidentemente non ha funzionato, altrimenti non ce ne sarebbe bisogno di un secondo, e anche in questo secondo ci sono molti punti deboli. Quindi, riassumendo, noi siamo nel merito favorevoli al decreto sicurezza, perché siamo sempre favorevoli a maggiore sicurezza per i cittadini e per i nostri confini, però ci sono delle falle in questo decreto bis. Noi abbiamo presentato oltre 60 emendamenti e ci piacerebbe anche poterli discutere e farli quindi approvare. Voi non volevate il voto di fiducia, non vorreste il voto di fiducia? Noi riteniamo che non si dovrebbe porre il voto di fiducia su questa materia e che purtroppo questo accade per le contraddizioni interne alla maggioranza. E questa è una prassi che ormai si sta consolidando in queste aule e che probabilmente dimostra a tutti, non solo a noi che lo abbiamo detto dall'inizio, che questo governo insieme non può stare. Ecco, voi uscirete dall'aula, voterete contro, non voterete chiaramente la fiducia, però quale sarà il vostro comportamento in aula al momento del voto? Guardi, noi non usciremo dall'aula perché noi siamo sempre presenti in aula, la nostra è un'opposizione patriottica e siamo sempre disposti anche a votare tutto ciò che va e fa il favore dell'interesse nazionale. Quindi questo è il nostro atteggiamento. Non voteremo la fiducia, non abbiamo ancora deciso, attraverso la riunione di gruppo lo faremo, se sarà un voto contrario o di astensione. Abbiamo usato sia l'uno che l'altro, diciamo, atteggiamento nel corso di questi episodi. Un dato è certo, noi siamo fuori da questa maggioranza, anche perché siamo convinti, sulla base anche delle ultime tornate elettorali, che un altro governo è possibile e che questo è arrivato al capolinea. Ecco, grazie allora alla senatrice Rauti che ringraziamo, e vi vogliamo far sentire però a